Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter. E incominciando all'alba e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti. Ritornando in questa casa di contadini dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. Era una zuppa che forse bastava per 5 cani, non per 2. In quel momento in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Avevo una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani, però avevo anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani, e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio, i cani erano dentro che mangiavano, e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Uno dei miti da sfatare è questa questione del Mattei alla ricerca dell'autonomia energetica dell'Italia e della creazione di quelle che oggi si chiamano compagnie di bandiera, no? Un tempo non si usavano questi termini, anche perché eravamo in una situazione del mercato energetico mondiale, infatti allora non si usava neanche il termine mercato petrolifero, un tempo si usava il termine energia. Se ritorniamo in Italia dopo la seconda guerra mondiale, gran parte dell'energia che si produceva nel mondo era derivata dal carbone, insomma, erano solo paesi come gli Stati Uniti che avevano cominciato in larga scala a pensare al cosiddetto oro nero, no? Diciamo così. Mattei, come si può dire, si innamora dell'AGIP. L'AGIP era una compagnia creata nel periodo autarchico fascista, era una compagnia certamente che era dotata di tecnici di altissimo valore, partecipata dallo Stato italiano, da alcune grandi industrie italiane, ma soprattutto in mano all'Anglo-Persian, cioè una compagnia che allora era il nome che allora aveva la British Petroleum. Mattei capisce che nell'AGIP c'è una grandissima quantità di ricerca. Ci sono delle mappe sismiche molto interessanti, non solo in Iran, non solo in Romania, ma anche in Italia. E poi soprattutto Mattei capisce prima degli altri, oltre all'importanza del petrolio, l'importanza del gas. La ricerca del gas in Italia affonda le sue radici nell'Ottocento, si ricerca nell'Appennino. Mattei però voleva fare qualcosa di più. Voleva dare l'autonomia energetica dell'Italia, ma capisce che non può darlo solo ricercando il gas in Italia. Capisce che può dare energia al paese che sta costruendo se costruisce un'impresa che utilizza naturalmente il giacimento energetico nazionale, ma però subito si rivolge dove? Al mondo, dove le grandi compagnie, le cosiddette sette sorelle, anglo-americane poi fondamentalmente, e poi c'erano anche quelle francesi che lavoravano in Algeria, cioè nei domini coloniali, erano meno presenti.
oppure erano presenti ma si appoggiavano su regimi che gli uomini come Mattei, che appartenevano al cattolicesimo democratico e che condividevano quindi con le sinistre un afflato anticolonialistico. Mattei fa quello che, cioè, da quel punto di vista facevano i grandi, avevano fatto i grandi petrolieri all'inizio del Novecento. Uniscono attività economica, attività imprenditoriale, ricerca delle fonti energetiche con politica internazionale. La maggioranza dei dirigenti dell'ENI erano ex partigiani combattenti, gente che erano tutte persone dotate di un grande coraggio fisico, di un grande coraggio, di un grande amore di patria. In fondo loro interpretano quello che io tanti anni fa in un saggio scrissi, scrissi e coniai questo termine che poi ha fatto un po' il giro del mondo, sono gli uomini del loyal nationalism, cioè quelli che l'affermazione dello spirito nazionale attraverso la ricerca delle fonti energetiche, no? E quindi questo dà a loro che cosa? Dà a loro la possibilità di parlare con i neodirigenti di un mondo in ascesa, che sono contro il vecchio dominio coloniale. Quindi si sarebbe, cioè, come si potrebbe dire, in fondo questi uomini vedevano nel movimento anticoloniale la continuità di una loro scelta di vita, che era stata quella di liberare l'Italia dall'oppressore. E poi soprattutto l'ENI, e questo bisogna dirlo, aveva una grande competenza tecnica, ecco, questo, allora, quindi, e poi aveva una politica diversa da quella delle grandi major. Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane, perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. Facevano dei contratti di sfruttamento del petrolio molto più favorevoli di quelli che si facevano allora, e soprattutto, questo è l'elemento fondamentale, che spiega perché l'ENI ha sempre stabilito nei paesi con cui ha agito un rapporto di continuità. Non è mai stato scappa e fuggi, ma ha cercato di mettere radici in cambio del greggio, in cambio dell'oil che si tirava su dalle viscere della terra, fornivano servizi tecnologici, conoscenze, no? La radice di questo è nella scuola Mattei, no? Diciamo, San Donato esiste ancora adesso, voluta da Mattei. Ricordo la prima conferenza che fece, gliela scrisse Boldrini naturalmente, ma si racconta che Mattei, poi tutti gli scrivevano le cose, poi lui arrivava lì, metteva da parte il testo scritto, usò solo una frase che Boldrini gli aveva scritto come incipit, che era tratta dal Vangelo di San Luca,